Siano lodati Gesù e Maria. Queste due letture, fratelli e sorelle carissimi, offrono talmente tanti spunti di riflessione che forse neanche un'omelia domenicale basterebbe per approfondirli in una sola soluzione tutti, quindi mi limiterò a evocare qualche piccolo cenno. Nel Vangelo abbiamo due episodi: il fico seccato e Gesù che purifica, virgolette, il Tempio attraverso un gesto forte. Cosa significano queste due cose? Innanzitutto, la casa di Dio è casa di preghiera. Oggi, per grazia di Dio, abbiamo vissuto un'esperienza intensa di preghiera che ancora non è finita, proseguirà questa notte, ma le chiese, le case di Dio, sono case di preghiera e devono rimanere tali. Quindi il contegno che dobbiamo avere è sempre quello del più assoluto silenzio. Io invito anche molti di voi, quando state in chiesa e volete pregare in grazia di Dio, viene qualche turista, vi alzate e glielo dite con grazia, leggi i cartelli, tu puoi fare tutti i giri che vuoi, ma qui non puoi né profanare un luogo sacro né disturbare chi vuole pregare. Questa è una chiesa, non è un museo, sta a fianco. Quindi noi dobbiamo sempre ricordarlo e vi prego, che io piano piano cerco di fare qualcosa, di aiutarvi tutti in questo, perché questa non è casa mia, questa è casa di tutti i fedeli, d'accordo? E qui dentro c'è il diritto sacrosanto di poter stare in pace con il nostro Signore. Non può dire uno, meglio che me ne vada a casa perché in chiesa non riesca a pregare, veramente roba dell'altro mondo. L'episodio del fico seccato è un episodio molto forte, no? È evidente che il fico seccato indica una persona, sapete che il fico nella letteratura è simbolo di un fedele, d'accordo? È simbolo del cristiano. Le foglie e i frutti di un albero, no? Qui sono le interpretazioni allegoriche, le foglie sono le chiacchiere, i frutti sono le opere. Quindi l'albero che non produce frutti, dice Gesù nel Vangelo, viene tagliato e gettato nel fuoco. Di chi è? È un cristiano che fa tutto fumo e niente arrosto. Gesù ci fa capire da questo Vangelo che è il momento in cui il nostro Signore dice stop. Però poi riprende il discorso dicendo, perché nessuno si disperi, attenzione, prima di, allora, abbiate fede in Dio, perché se uno ha fede in Dio, se dice spostati a questo monte, avverrà se non dubita, cioè, fuori di metafora, vedi che la tua vita è sterile, vedi che ancora non hai fatto tanti passi avanti nella fede, anche se magari ci hai provato, beh, abbandonati e fidati del Signore, e se pensi di non farcelo, Gesù continua, prega. Ecco perché dobbiamo pregare. E ricordate che tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà contato. Quindi c'è una relazione. Vedi la tua vita sterile di frutti? Vuol dire che credi poco. Credi poco vuol dire che preghi poco. Quindi che ci fa capire tutto questo? Che la preghiera, come Dio comanda, è la base della nostra vita cristiana. Se lasciamo la preghiera siamo morti, peggio del fico che non produce frutti. Rapidamente, anche se anche qui non si potrebbe andare troppo rapidamente, la lettura di San Pietro come comincia? Fa il commento al Vangelo: siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Ancora lo dice lui, eh? E poi dice un'altra cosa, perché non possiamo solo pregare: soprattutto conservate tra voi una grande carità. Io da quando che sono venuto che sto cercando di dire in tutti i modi possibili, perché nel paese non si nota una grandissima carità, ecco. E piano piano invece nella comunità parrocchiale comincia a vedersi qualcosa, stiamo crescendo, ma dobbiamo crescere ancora, ancora e ancora, perché la carità è il distintivo. Se non c'è la carità, niente serve a niente. Il Vescovo quest'anno ce l'ha ripetuto in tutti i modi possibili, anche quando è venuto qui, ma certamente il Vescovo fa semplicemente l'eco fedele di ciò che è la rivelazione. E poi un'ultima cosa, non essere sorpresi, potrebbero anche altri, dall'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo di noi per provarvi. Sapete che le persecuzioni sono sempre state in questa storia della Chiesa. Qui in questi giorni non è che si può parlare di persecuzione da queste parti, però sicuramente sono fatti dei gesti provocatori, d'accordo? E sicuramente non belli nei confronti della nostra fede cattolica. Non ci dobbiamo stupire, insomma, perché il diavolo fa il suo lavoro, ecco. Noi però dobbiamo fare bene il nostro, perché fatto bene il nostro, il diavolo fa quello che gli pare. Il diavolo contro Gesù Cristo non vince, perde,
a condizione che noi facciamo bene il nostro lavoro. Quindi ecco perché stiamo pregando un po' di più, perché siamo uniti al Signore con la preghiera e con la carità, cioè con l'amore innanzitutto verso Dio, poi verso il prossimo. Non c'è niente da temere da parte di nessun diavolo. Devono temere che purtroppo non conserva di vincoli di unione con Dio, perché se Dio non c'è, il diavolo è forte, ma se Dio c'è, il diavolo è vinto. Quindi ricordiamo sempre questo e andiamo avanti senza stupirci di nulla, senza avere paura di nulla, anche se in tante circostanze dobbiamo anche avere chi parla lo faccia con parole di genio di Dio, con l'energia ricevuta da Dio, anche il coraggio di dire moderatamente, pacatamente, dolcemente, ma anche la verità, denunciando le cose che non funzionano e affermando l'importanza dei nostri valori. Pidiamo Maria Santissima, oggi è il mese di giugno, oggi è il primo venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore, comincia anche il mese dedicato al Sacro Cuore, avremo modo anche durante gli eventi di preghiera di questo mese di dare risalto ed onore al Sacro Cuore. Vi ricordo già da adesso che venerdì prossimo è la festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù, una festa molto importante, dove per il invito di Gesù si recita anche un atto pubblico di riparazione per i peccati commessi. Purtroppo dobbiamo dire che per la nostra comunità dobbiamo recitarlo al doppio la settimana prossima, e quindi fin da adesso invito ad essere numerosi per questo evento, ecco, mettendo le nostre vite fin da adesso sotto legge del cuore di Gesù, impegnandoci in questo mese a conoscere un po' di più il mistero del cuore che ha tanto amato il mondo. Siano lodati Gesù e Maria. Sì, sì, sì.